La sfida in programma oggi si disputa sul terreno del Kirkland Stadium. Amici appassionati, ben trovati da Piero Gibardo e Lele Adani qui con me per il commento tecnico. Si alza il sipario su questa edizione della Champions. Entrambe vanno a caccia dei primi tre punti per la classifica del girone. Contro si sfidano Milan e Newcastle. Le sfide della fase gironi sono spesso più complicate di quanto possono apparire, perché basta una giornata storta per gettare via punti preziosi. Il segreto per passare il turno è la costanza. Squadre che debuttano ufficialmente dalla fase a gironi di questa UEFA Champions League. Intervento riuscito. Milan che si schiera con questi 11, li vediamo. Magnan per la porta. Krunic insieme a Loftus-Cheek a centrocampo. E Giroud, unico riferimento davanti. Almiron. Traversone in area. Questo è il pallone giusto. Tiro deviato, appena in tempo qui. La gioca vicino. Prova a metterla in mezzo. Una parata incredibile. Riflettori puntati sulla... Occhio per questa occasione, eh? La mette sul secondo palo. Gioco fermo. Arbitro che concede il calcio di punizione perché il vantaggio non si è concretizzato. Giusto così. L'arbitro preferisce la dialettica. Evidentemente non se l'è sentita di estrarre subito il giallo. Giusto così, Pier. Il calcio è uno sport di contatto, eh? Non è che si può ammonire a ogni minimo intervento. La manda in area. La conclusione al volo, tiro centrale, comodo per il portiere. Guimaraes. Pallone filtrante, attenzione. Punta la porta. Dobbiamo rimangiarci tutto, azione che sfuma. Cerca il corridoio. Chukwueze. Ha avuto il pallone per sbloccare subito il match, ma l'ha sprecato. Non riesco francamente a trovare spiegazioni a questo errore. Botman. Joelinton recupera palla intercettando bene il pallone. Joelinton ha saltato l'avversario. Tornano in possesso di palla grazie a un buon lavoro difensivo. Fischia l'arbitro, azione interrotta, è offside. Non ha fatto in tempo a rimettersi in gioco, il passaggio doveva essere leggermente ritardato. Ecco Tomori. Krunic entra sul pallone. Prova il lancio lungo. Si affacciano dalla tre quarti avversaria. Ha spazio, prova. Palla centrale, nessun problema. Loftus-Cheek.
Da un'occhiata in aria, la mette in mezzo. Tentativo da dimenticare, di testa, ma pallone lontano dallo specchio. Giroud. Occhio al tentativo in campo aperto. Apprezzabile questo pallone. Si mette bene sulla traiettoria e allontana. Deviazione decisiva, ci sarà il corner. Sceglie il tocco corto. Intervento così così, occhio. Va su alla palla, sventa il pericolo. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Azione interrotta e possesso che sfuma. Almiron. Si accentra, prova il tiro, conclusione ribattuta. Attaccano con più elementi. Recupera palla alla grande nei 16 metri. Occhio perché se ne va. Possono passare avanti qui. Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. La tocca al compagno. La traiettoria verso il centro. Pallone troppo prevedibile questo. Cross controllato, senza problemi. Cross in mezzo. Magnò, senza problemi. Rafael Leão. Loftus Cheek. Carica su Teo Hernandez. Prova la botta. Pop dice di no. Occhio al tocco in mezzo. Evita il gol fatto. Insiste nella sua azione. Il pallone è verso Giroud. E la mette Giroud. E la regia ci rimanda all'azione del gol. Sì, da sottolineare il cross con cui hanno preso alla sprovvista la difesa avversaria. Il portiere non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Si riparte con Newcastle sotto nel punteggio. Occhio al pallone filtrante. Almiron. Va centralmente. L'anticipo sull'attaccante. Si giocherà ancora per 120 secondi. Krunic. Loftus-Cheek. Allontana il pallone. Prova al volo. Conclusione senza angolo. Il portiere rimane fermo e recupera il pallone. Finisce in questo istante la prima metà di gara e vedremo cosa ci offrirà il secondo tempo.
Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. La mette verso l'area. Traversone che finisce comodo fra le braccia del portiere. Ecco Bruno Guimaraes. Guadagna metri. Ottima chiusura difensiva. Si libera spazio. E il portiere recupera il pallone. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Possibilità per il contropiede. Ha una grossa chance qui, attenzione. Partita equilibratissima, parità assoluta. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Tomori. Avanza, palla al piede. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Conclusione murata. C'è campo per la ripartenza. Wilson. Provano a sfruttare bene il campo. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Attenzione, traversa, non è finita. Buono il recupero della difesa. Calcio d'angolo dal quale potrebbe scaturire il vantaggio. Va con il tocco corto. La mette nel mezzo. Occhio al volo. Respinge il primo tiro. Risultato che non cambia. Olivier Giroud. Portiere sugli scudi nell'occasione. Attenzione, che occasione, Pierre. L'ha messa dentro, incredibile, autogol. Replay impietoso. Non mi pare abbia colpe particolari, sono incidenti che capitano. Il punteggio adesso è di 2-1. Occhio allo spunto in velocità. Guimaraes. Lo salta di netto. Riconquista la palla grazie a un ottimo intervento in copertura. Saint-Maximin porta palla, palla che non arriva a destinazione. Rafael Leão legge bene la traiettoria e riparte, può liberarsi del pallone. Wilson sventa il pericolo, c'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Guadagna metri. Grande recupero in area. Dato sul possesso palla, non da Milan.
meglio gli avversari. Numeri che dimostrano come alla fine nel calcio sia importante analizzare bene dati e statistiche. Ok il possesso, ok la gestione. Si salva il portiere, ma non è finita. Palla che finisce docile fra le braccia del portiere, che qualche istante fa è stato davvero protagonista. Se non fosse stato per lui, avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Hernandez. Bravo qui nell'interrompere tutto. Tenta il tiro. Conclusione ribattuta. Recuperano bene il possesso qui. Attenzione al movimento dei compagni. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. La blocca il portiere e poi tira un sospiro di sollievo. Ma il palo gli ha dato una mano, impedendo al pallone di entrare. Un po' di fortuna ogni tanto ci vuole. Risultato che resta in bilico. Potevano allungare e portarsi a più due se il palo non avesse fermato la conclusione a portiere battuto. Wilson la tiene senza problemi. Vediamo. Rafael Leão. Hernandez. Krunic. Ancora 600 secondi alla fine. Wilson avanza la caccia del gol del pari, non c'è più molto tempo. Ottima lettura difensiva. Hernandez. Conclusione disinnescata senza alcun problema. Rafael Leão. Entrata efficace sul pallone. Ancora 5 minuti da giocare. Ecco Bruno Guimaraes. Apertura su Trippier. Cross respinto bene. Si riprenderà con un fallo laterale. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Trippier. Bell'intervento, si ripartirà con la rimessa laterale. Isaac la tiene senza problemi. Vediamo. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Magnon senza problemi. L'arbitro mette fine all'incontro, si apre con una vittoria la loro avventura in Champions. Un risultato utile per la classifica e per il morale, Pier. È importante non lasciare punti per strada in questa fase della stagione, quando le squadre sono ancora in rodaggio. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.